Salve a tutti ragazzi, eccoci qua. Scusate, l'Italia è stata eliminata. Non andiamo ai mondiali, parliamo di questo. Non parliamo di Inter, che è meglio, guarda. Non parliamo di Inter, che è meglio, parliamo dell'eliminazione dei mondiali. Allora, io la partita l'ho vista tutta, tranne i primi 10 minuti del primo tempo, l'ho vista tutta. Uno scandalo, veramente. Non sembrava palla che non entra. La palla che non entra. E quello, la palla che non entra. E vabbè, boh, non so che dire. Cioè, la palla non entrava, la palla non entrava. Ci provavano in mille modi, la palla non entrava. Anche Immobile, Immobile al fenomeno, Immobile alla Lazio fa il fenomeno. Nell'Italia, boh, nell'Italia non lo so, anche questi europei vinti, che sia miracolo o non miracolo, Immobile zero. Che poi, miracolo non miracolo, eravamo una squadra unita, una squadra che voleva vincere, che ha voluto vincere questo europeo. Magari con culo, sì, può darsi magari con culo, però avevamo voglia di vincere questo europeo. Invece ho visto una squadra, boh, non che non aveva voglia, una squadra che non era in forma, una squadra che il centrocampo andava bene. Che non aveva il centrocampo non aveva la stessa grinta che abbiamo avuto l'europeo, e poi anche sentiva la mancanza di Chiesa. Chiesa ha fatto molto all'europeo, Chiesa ha fatto molto, Chiesa, e anche quello sentiva la mancanza di Chiesa. E così poi il gol all'ultimo minuto ci ha spezzato le gambe. Loro hanno fatto il gol, è un bel gol, è un bel gol. Bel tiro deciso e tutto, noi invece con i tiri direttivi tra Berardo, cioè quella della Macedonia, ha fatto un tiro, un bel tiro, bello deciso. Donnarumma non ci è arrivato per colpo e non colpo, per quello che Donnarumma doveva prenderla, però vabbè, non è che ha fatto una papera Donnarumma, era un bel tiro, ha fatto un bel tiro, bello deciso. Convinto, gol. Invece noi Immobile lì, boh, davanti alla porta si imbarazza, ma anche Insigne uguale. Insigne, meno male che se n'è uscito, ma vattene in America, non rompere i coglioni, dai. Berardi fa il fenomeno solo con i milanesi. Berardi, difatti un motivo ci sarà se è ancora al Sassuolo. Doveva spaccare il mondo 10 anni fa. 10 anni fa Berardi doveva spaccare il mondo e ancora al Sassuolo. Tutto rispetto per il Sassuolo, eh. Difatti, Scamacca, così dicono, Scamacca non resta al Sassuolo. Dicono che va all'Inter. Poi magari se non va all'Inter, sicuramente va via dal Sassuolo. Perché Scamacca è forte. Berardi ancora al Sassuolo. Poi, oh, non so, quel che verrà verrà. A proposito di Scamacca, boh, anche Mancini, provali, provali. Vabbè, Raspadori l'ha provato, però vabbè, provali, perché gli attaccanti giovani non ci sono. Non ci sono giovani, sì, ok, è vero, magari non ci sono giovani, perché adesso magari una volta la mia generazione, la nostra generazione, la generazione magari dei nostri padri, la generazione anche dei nostri nonni, magari quando erano bambini, andavano al parchetto e giocavano a pallone e magari si innamoravano del calcio, si iscrivono a una scuola calcio e poi diventavano calciatori, molti. Adesso si mettono con i TikTok, si mettono davanti alle telecamere, così fanno gli spettacli, come anch'io, che io sono vecchio, ma mi metto davanti alla telecamera a fare il coglione. Anche se sono vecchio, però vabbè, a parte gli scherzi, i ragazzini di oggi stanno su TikTok.
fanno i video, fanno gli spettacolini sui social e se tutto va bene magari vanno in TV, hanno dei voice, che cazzo ne so, magari li chiamano in TV se hanno tot visualizzazioni. E quindi i ragazzi magari di meno vanno al parchetto a giocare a pallone. Per questo magari nei vivai non ci sono tanti italiani, tanti giocatori italiani forti, poi magari anche gli stranieri. Anche gli stranieri magari costa meno un dirigente di magari Serie C, Serie D, non lo so, si va a prendere lo straniero che magari costa meno, ma anche nei massimi campionati un Marotta, un che cazzo ne so, un Paratici, un Maldini, un qualcuno, magari giocatore italiano, pum, ti pompano, fa magari un gol con la ceppa e pum, 50 milioni. Magari il giorno dopo ti fai col culo, pum, 100 milioni. Allora magari, cioè, magari nei campionati argentini, vai da qualche altra parte e poi magari ti costano anche di meno. È quello il fatto. È così. È quello. Non lo so, non ho parole. Per la seconda volta non andiamo ai mondiali. 12 anni senza mondiali. Era fattibile. Con la Svezia magari eravamo una squadra meno forte, magari una squadra meno forte, non so. Cioè, non era, forse la squadra meno forte. Un allenatore come Ventura che è inferiore a Mancini, perché Mancini ha vinto dappertutto. Ha vinto con l'Inter, ha vinto, mi sembra anche al City ha vinto. Adesso ha vinto. Ventura non ha vinto un cazzo. Non so. Era fattibile passare con la Macedonia, era fattibile. Poi magari incontravamo il Portogallo e magari perdevamo. Magari incontravamo la Turchia, cazzo ne so, magari giocavamo in questo modo che ci mandavamo 3.000 gol. Poi anche la Turchia, che non è la Macedonia, magari ne ha giocate di Cialanoglu, andavamo sotto e andavamo a casa. Ci poteva anche stare. Poteva accettarlo anche dalla Turchia, perché adesso la Turchia non è il Brasile, ma anche noi non è che siamo sta grande cima, non siamo l'Italia del 2006 o l'Italia dell'82 o chissà quale Italia. Non siamo più l'Italia di una volta, bisogna ammetterlo. Quindi si poteva accettare anche la sconfitta con la Turchia, ma con la Macedonia con tutto il rispetto, no. Con la Macedonia con tutto il rispetto, no. 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 Con tutto il rispetto, no. Non ho più niente da dire, non ho parole. Speriamo, boh, cambio di CT, se dobbiamo cambiare Mancini. Cosa lo cambia a fare? Chi prendi? Chi prendi? Lippi Cannavaro. Lippi la terza volta, riprovi per la terza volta. La prima con Lippi abbiamo vinto il mondiale. La seconda nel 2010 non è andata. Non è andata. Adesso il duo Lippi Cannavaro. Ma che cazzo serve? Cioè, boh, non lo so. Cioè, così. Boh. E così, beh, io mi terrei Mancini. Io mi terrei Mancini e magari cercherei magari in Serie A di cercare di convincere le squadre di Serie A a prendere magari più italiani meno stranieri.
Così magari andrai più nei vivai a migliorare questa cosa. Cioè, e magari tenere il mancino, magari il prossimo europeo, magari cercare, magari non dico di rivincerlo, ma almeno di fare bene con magari i giocatori. Cioè, ci sono 2 anni, magari cercare questo, e magari così fra 4 anni, il prossimo mondiale, di evitare determinate situazioni. Cioè, io cercherei di fare questo, intervenire più su magari la Serie A, Serie B, più italiani, meno stranieri. Io cercherei più questo, per quello. E questo, non ho più nulla da dire, ragazzi. Un saluto a tutti, buona giornata, sempre Forza Azzurri. Nonostante tutto, sempre Forza Azzurri, e io vi saluto. Un buon sabato e un buon fine settimana da Alessio.